reso saldi, sicuro ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Eminenza, confratelli vescovi e autorità civili e militari, grazie di essere qui, in un momento particolarmente significativo per la Chiesa di Senigallia. Oggi ci sentiamo come quei figli che desiderano dire grazie al proprio padre per quello che è stato e per quello che ha fatto per loro. Il riferimento alla figura del padre non è fuori luogo, perché sia dal testamento che dal messaggio di commiato dalla diocesi del vescovo Odo emerge il sentire affettuoso di un padre, il palpito del cuore, scrive il vescovo, che desidera che i figli sappiano di essere sempre ricordati da lui. Emerge anche quanto sta a cuore a un padre, che i figli non abbandonino i punti di riferimento forti per la loro vita, che il vescovo Odo ha identificato nella speranza che non delude, perché è data nell'amore del cuore di Cristo e perché è custodita dalla Madonna della Speranza. Oggi vogliamo dire il nostro grazie con il gesto più espressivo della fede, l'Eucaristia, la memoria della Pasqua di Gesù, il risorto, il pastore buono che ha dato la vita per i suoi amici e che continua a intercedere per loro e per tutti gli uomini presso il Padre. In questa Eucaristia vogliamo ringraziare il Padre del Cielo per il bene che ha voluto al Vescovo Odo nei tanti beni che gli ha offerto nella sua lunga esistenza.
per il bene che il Vescovo ha compiuto nei 26 anni di ministero nella nostra Chiesa di Senigallia. Vogliamo anche dire ai familiari del Vescovo Odo che siamo loro vicini in questo momento di distacco e di sofferenza. E desidero infine esprimere la gratitudine della Diocesi alle signore Deanna e Maria per il servizio affettuoso e generoso prestato al Vescovo Odo durante il suo ministero e in questi ultimi anni della sua esistenza. Fratelli e sorelle, perché questa nostra Eucaristia sia degna lode di Dio, ringraziamento per il servizio pastorale che il confratello Odo ha fatto a questa Chiesa, perché noi possiamo essere capaci di suffragare degnamente per Lui, ci mettiamo davanti alla misericordia del Signore e con fiducia e umiltà chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Dato la cura pastorale della Chiesa di Senigallia al tuo servo il Vescovo Odo, accoglilo nella dimora eterna perché riceva nella gioia il premio delle sue fatiche apostoliche. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Il Signore è mio pastore, non manco di Thank you.
su pascoli reposi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghi anni. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Lode a te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai data. Questo Gesù chiedeva con la forza dell'essere suo figlio al Padre misericordioso. E lo chiedeva per i suoi, per quelli convocati dal suo amore e dalla sua predilezione. La preghiera esequiale che questa Chiesa diocesana e noi, uniti con essa, insieme eleviamo a Dio, porta in sé la gioia e la certezza della tenerezza premurosa di Cristo, di avere con sé, per presentarlo al Padre, il suo discepolo e il suo apostolo Odo. Carissimi, è sempre difficile dire parole utili davanti alla severità della morte e parole vere davanti al silenzio delle persone amate. Siamo tutti davanti ad una cattedra dove a parlare debba essere il silenzio e la memoria. Per questo ci facciamo aiutare dalla parola di Dio che ci è stata donata come nutrimento alla nostra preghiera. Questa parola che abbiamo appena ascoltato ci sollecita a posare lo sguardo di memoria e di gratitudine. Possiamo anche dire lo sguardo del cuore sulla testimonianza che il caro vescovo Odo lascia a tutti noi e a quanti lo hanno conosciuto, incontrato e amato, e a quanti hanno goduto della sua presenza e del suo ministero. Nel preparare questa riflessione mi sono immaginato il confidente faccia a faccia, cioè quel vedere il volto del maestro amato e ascoltato e seguito. Incontro che la morte gioiosa
questo incontro atteso, spalancando ad ogni discepolo e ora al nostro fratello vescovo Odo quel faccia a faccia. Come sarà stato questo faccia a faccia con il Signore? È stato secondo me un faccia a faccia senza timore, perché il Maestro Gesù, il discepolo, il nostro fratello Odo, si sono detti quanto l'Apostolo Giovanni scrive nella sua lettera, la prima sua lettera: l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione, di modo che si ha fiducia nel giorno del giudizio. La morte, carissimi, si fa grazia, e questo dovrebbe essere per tutti i discepoli di Cristo: si fa grazia per l'abbraccio tra l'amore creduto e l'amore visto, tra la speranza e la visione, tra la vita nella fede in Lui e l'essere con Lui, tra il pellegrinaggio nel desiderio e la comunione gloriosa e gioiosa con Cristo, quell'essere stabilmente in Lui. Sono stato sempre ammirato dalla fede del vescovo Odo, una fede semplice ma intensa, e lo sono tanto più oggi leggendo il suo testamento spirituale, dove dice, educandoci, che l'Eucarestia era per lui polo di attrazione. Dall'Eucarestia, cioè dal Cristo vivo che non vedeva ma che amava, gli derivava la sua fedeltà e quella tenacia pastorale che gli consentiva di operare nel bene e per il bene quando il bene era bene. Dall'Eucarestia ha preso la forza per la sofferta pazienza che negli ultimi anni gli faceva accettare la croce della inattività e anche della immobilità. L'Eucarestia era per lui anche il nutrimento di quell'officium amoris con cui egli, imitando Sant'Agostino, ha celebrato il servizio episcopale in questa chiesa diocesana e nella sua amata Cingoli, ma anche a favore dell'intera regione delle Marche. Il Vangelo proclamato in questa liturgia fa riferimento a Cristo, che si proclama il pastore, nella cui azione c'è la pienezza dell'amore, che è bellezza, bontà e perfezione. Nella nostra fragilità e miseria, nessuno di noi pastori della e nella Chiesa può pensare di stare e di essere tale nella misura di Cristo pastore. Tuttavia, se la nostra vita e il nostro ministero si lasciano invadere e permeare dall'amore di Cristo e per Cristo e dalla profonda comunione ecclesiale, anche noi, pastori, si può sperare di essere pastori evangelicamente significativi. E questo lo confessiamo con verità, con gratitudine e con ammirazione, è toccato al vescovo Odo, proprio in ragione del suo stare eucaristico, che dava qualità e fruttificazione alla sua lunga azione pastorale. Possiamo anche dire, senza enfasi,
che lui abitava un mistico sposalizio tra l'Eucarestia e la vita, al fine di una trasfigurazione personale, ma anche al fine di quella fruttificazione che ognuno di noi ha sperimentato e può ancora vedere in questa diocesi. In particolare mi riferisco alla sua attenzione alla pastorale vocazionale. Due sue note pastorali vorrei prendere ad esempio per me. La prima: accogliere e fare la volontà di Dio. La seconda: possedere una paternità che con misericordia accompagna chi lo vuole alla comprensione della verità di Dio. Questa paternità, ma questa è una mia personale interpretazione, era presente nel nostro vescovo Odo anche nella sua gestualità umana. Si direbbe andava lento per aspettare sempre gli ultimi, per attendere chi non riusciva a comprendere in pienezza la volontà di Dio. E a questo riguardo ricordo una confidenza affettuosa che mi fece su un problema che incrociava il mio ministero e che egli ben conosceva. Guardandomi con i suoi occhi limpidi, anche un po' birichini, che ammiccavano un sorriso, e mi disse: su certe cose e con certe persone è utile imitare la pazienza di Dio. Ricordando questa sua paternità, via maestra del suo episcopato, lo presentiamo a Dio, Padre di misericordia, chiedendo alla Madre della Speranza che sia per lui e domani per noi porta del cielo. Amen. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre onnipotente e misericordioso, che ha resuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il vescovo Odo, come servo buono e fedele, possa godere della gioia eterna preparata dal Signore per ogni sua creatura. Il bene che ha seminato in questa terra, nella sua e nostra Chiesa di Senigallia, negli incontri vissuti, negli impegni pastorali, nella cura spirituale di tante anime, possano vivere ora nella vita che non muore più. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, nostro Padre, rivolgi il tuo sguardo misericordioso verso il vescovo Odo, che ha saputo riversare su tutti noi l'amore che ha ricevuto da te ed è stato sempre fedele testimone della tua volontà.
accoglilo tra le tue braccia nella luce della tua gloria, insieme alla Vergine Maria, verso la quale ha dimostrato sempre una sua grande devozione. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti presentiamo, Signore, i familiari e gli amici più cari del Vescovo Odo. Ripensando a quanto di bello vissuto e sperimentato in sua compagnia, possano essere incoraggiati e sostenuti nei loro giorni, facendo memoria del bene ricevuto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Erano tante le dimensioni che stavano a cuore al Vescovo Odo. I giovani, i lavoratori, le persone più fragili. Che la sua attenzione stimoli anche oggi nella nostra Chiesa gesti di carità possibile e vissuta, azioni di giustizia, sensibilità diffuse. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La Chiesa Celeste, che è già nell'eternità del Signore, ci protegga insieme ai nostri santi Paolino e Maria Goretti, perché non ci rattristiamo nelle difficoltà e sappiamo rendere sempre ragione della speranza che è in noi. Preghiamo. Fantaci, o Signore. Per la pace nel mondo, fa, o Signore, che non rinunciamo ad essere ad ogni livello costruttori di pace, persone buone, che prendono sul serio il tuo Vangelo e che si danno da fare perché davvero ogni persona sia rispettata nella sua dignità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo per la nostra Chiesa diocesana, per il Vescovo Franco, il Vescovo Giuseppe, i laici, i religiosi, i diaconi e i sacerdoti. Siano davvero una famiglia dei figli di Dio che vive il Vangelo della gioia, che pratica la carità, che si nutre della parola e dell'Eucaristia per vivere in comunione profonda. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La preghiera come il mente ti innalziamo, Signore, sia d'aiuto alle anime dei tuoi fedeli defunti. Concedi loro il perdono di ogni peccato e rendili partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle mani il suo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e per le nostre. Padre di infinita clemenza, questa liturgia che il nostro Vescovo Odo, mentre era con noi, celebrava per la salvezza del suo popolo, sia ora per lui sorgente di perdono e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifugi a noi la speranza della beata risurrezione, e ci assicura triste la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Paolino e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Cardinale Vescovo Edoardo che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello, il Vescovo Odo, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, e noi saremo simili a te, e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù ci ha insegnato a pregare. Questa preghiera del Padre nostro ci è stata consegnata in un giorno in cui noi non abbiamo capito, e c'è stata una comunità che ha accolto questa preghiera e ce l'ha insegnata.
Poi c'è un momento in cui questa preghiera noi dobbiamo restituirla e non parliamo più. C'è sempre una comunità che si fa gratitudine, ringraziamento e memoria. Allora noi oggi siamo la comunità che restituisce a Dio la preghiera del Padre nostro a nome del nostro fratello Odo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
sua cena, Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia preghiamo. Apri le braccia della tua misericordia, o Signore, al nostro vescovo Odo. Per questo sacrificio eucaristico dona al tuo servo, che ha sperato nel Cristo e lo ha testimoniato davanti agli uomini, la comunione eterna con lui nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro fratello vescovo Odo si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli, che nel sacramento è diventato figlio di Dio, e nel sacramento dell'Episcopato è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Nel dare il saluto di commiato al carissimo vescovo Odo, che è stato il mio predecessore come pastore
di questa nostra Chiesa di Senigallia, vorrei esprimergli i miei sentimenti di sincera stima e viva, profonda gratitudine per la profonda comunione che si è stabilita tra noi. Ci siamo conosciuti negli anni 70, nel nostro servizio sacerdotale a Macerata. Lui proveniva da Cingoli, io da Recanati. Avevamo ruoli diversi, ma già allora poté iniziare tra noi la nostra collaborazione. Poi ci siamo ritrovati come colleghi nell'insegnamento presso il Seminario regionale di Fano e l'Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. Successivamente è venuto l'Episcopato. Il Signore ha voluto che ricevessimo questo dono per le mani dello stesso Vescovo, Monsignor Ersilio Tonini, poi divenuto cardinale. E perciò entrambi siamo stati inseriti nello stesso ramo della discendenza apostolica, venendosi a creare tra noi un particolare vincolo di unione spirituale. Monsignor Odo Fusipecci, al termine dei suoi circa 26 anni di ministero episcopale, mi ha consegnato una Chiesa viva, unita, incamminata sulla via indicata dal Concilio Vaticano II, una Chiesa dialogante con il mondo e aperta alle necessità dei più poveri e bisognosi. Grande, grande è la gratitudine per tutto il bene seminato da lui in questa comunità. A me è stato dato di raccogliere diversi frutti della sua seminagione e di continuare a lavorare nel solco da lui tracciato. In questi ultimi anni, come vescovo emerito, Monsignor Odo è stato per me e per tutta la diocesi un esempio di umiltà, discrezione, sostegno con la preghiera prolungata, disponibilità al consiglio e alla collaborazione. Entrato nella storia di questa chiesa locale, lo ricorderemo a lungo come un buon pastore. Il Signore lo accolga nella comunione dei santi ed egli continui ad intercedere per noi. Un saluto a nome dei sacerdoti della tua diocesi di Senigallia. Ci hai voluto e ci vuoi bene. Ti abbiamo voluto e ti vogliamo bene. Quando suonavi al suo ufficio lo vedevi spuntare dal vetro della porta, ti veniva ad aprire subito se non c'era nessuno con lui, oppure ti faceva cenno di aspettare se era occupato. In questo venire ad aprire o nel dirti di aspettare mi piace racchiudere il suo rapporto con la gente e con i preti. Venire ad aprire per accoglierti con semplicità, aspettare i tuoi tempi senza forzature, venire ad aprire il proprio cuore con confidenze improvvise, aspettare fermandosi anche per timidezza di fronte alla libertà dell'altro, venire ad aprire spalancando orizzonti nuovi di evangelizzazione, aspettare con tanta prudenza il maturare di certe situazioni. Ti aspetti, sottolineo, del suo essere vescovo tra i preti, la ricerca della comunione reciproca, lo stile della vita del prete, il rapporto con il popolo di Dio. La ricerca della comunione reciproca, quante corse da una parte all'altra, da una parrocchia all'altra, per celebrare, confortare, anche per trovare compromessi. Il tuo stile di costruire la comunione era questo, essere presente, pregare nel silenzio della tua cappellina, proporre una strada da percorrere. Lo stile della vita del prete, non sei stato mai sedotto dal fascino del pastorale, non c'è stato bisogno di accorciare merletti e ricami dorati. La povertà e la semplicità ce l'hai insegnata. E ci hai parlato tanto della carità pastorale, anche quando non ne parlava più quasi nessuno. Carità pastorale, chiamare la Chiesa con il cuore di Cristo Pastore,
e donare tutto di sé con un amore incondizionatamente totale e autenticamente sponsale. La radice della carità pastorale è l'Eucaristia, e questo ce l'hai testimoniato. Il frutto è la gioia, e ti chiediamo di insegnarcela ancora. Il rapporto con il popolo di Dio. Il tuo è stato un periodo in cui si è dovuta reinterpretare la presenza del Vescovo tra le persone, e tu hai cercato di abbattere le barriere a volte invisibili che si creano tra pastore e popolo. Hai cercato di abbassare la soglia dell'incontro con te, e di questo ti ringraziamo. Avevi sempre in animo una strada nuova per annunciare il Vangelo. Quante volte poi ci hai ricordato la necessità della formazione delle coscienze e della formazione permanente. Intercedi per noi, Vescovo Odo, perché il Signore ci dia la grazia di lubrificare quei delicatissimi svincoli per i quali passa la comunione autentica, la carità pastorale e l'amore per le persone. Caro Vescovo Odo, noi laici in questa Chiesa ci siamo profondamente sentiti amati e incoraggiati. In pochi hanno capito come te la preziosità del laicato nella Chiesa. E più passa il tempo, rileggendo i tuoi scritti, più in tanti siamo convinti che avevi una sensibilità ecclesiale e pastorale di rara saggezza, di una modernità sconvolgente, in giorni così impauriti e precari come quelli che stiamo vivendo. Nel tuo primo indirizzo di saluto alla diocesi che eri chiamato a servire, scrivevi: «Voglio aiutare ciascuno di voi a realizzare se stesso, così come sento di dover essere, e come uomo e come cristiano, nella vita di relazione con la comunità e il suo impegno in mezzo alla realtà del mondo in cui lavora». Io penso che l'uomo, soprattutto oggi in questa epoca di trasformazione e di movimento, vuole prima di ogni altra cosa capire se stesso, dare una risposta agli interrogativi che si affacciano al suo spirito e fare delle scelte con consapevolezza e responsabilità. Io, vostro vescovo, dicevi, maestro della parola di Dio, mi sento debitore verso ciascuno di voi della luce che viene dalla verità del Vangelo. Carissimo Odo, iniziavi il tuo ministero pastorale in una stagione vibrante e delicata per la Chiesa, nella quale nascevano tante forme di apostolato laicale che si affiancavano all'azione cattolica, che hai amato profondamente e che ti è immensamente grata, e che chiedevano ai pastori di accogliere con gioia questa nuova primavera dello Spirito. Noi, ragazzi e giovani di allora, abbiamo respirato questa freschezza ecclesiale, il tuo non temere la libertà dei figli di Dio, l'essere premurosa guida incoraggiante e vicina nel rispetto della persona e dei ruoli. E nel frattempo, diventati adulti, pur con tanti difetti e omissioni, ci siamo appassionati a quella Chiesa del Concilio che tanto amavi, la Chiesa in cui c'è posto per tutti ed ognuno ha il suo posto. La Chiesa che non ha paura del dialogo, che ama la cultura, che direbbe oggi il Papa non teme i terreni inesplorati e si mette in gioco. Forse preferiamo la Chiesa rassicurante, sempre uguale a se stessa, perché meno impegnativa ed esigente, e non eravamo sempre all'altezza delle sfide che proponevi. Ma sentivamo, come oggi sentiamo, che è il solo modo per vivere autenticamente la gioia del Vangelo. Grazie, Vescovo Odo, la tua eredità spirituale e pastorale possa nutrire ancora tanti uomini e donne, giovani e ragazzi di buona volontà. Ciao, zio Odo. La tua famiglia è qui riunita. Questo viaggio da te intrapreso verso la casa del Padre Celeste, dove sicuramente hai trovato ad accoglierti tuo fratello Lindo, tua sorella Onorina, oltre a tuo padre Luigi e a tua madre Teresa. Noi sappiamo quanto ci tenevi a coltivare il valore della famiglia. Per questo avevi formato intorno a te una famiglia ancora più grande, questa diocesi di Senigallia,
alla quale ti sei dedicato completamente e della quale sentivi il forte richiamo, soprattutto nelle ricorrenze importanti come Pasqua e Natale, che amavi trascorrere con noi a Macerata, seppur per poche ore. Grazie, zio, perché ci hai insegnato a vivere nell'amore, nella semplicità, nell'umiltà, tutti i valori che abbiamo visto impressi in te e sostenuti sempre dalla speranza in un mondo migliore. Siamo orgogliosi e fieri di te. Ciao, zio. Due parole semplicemente per due ringraziamenti. Il primo ringraziamento è a zio Donodo, perché lui è una persona incredibile. Io mi sono chiesto in questi giorni, mentre ero all'ospedale, che lo assistevo, anche se era chiaro che non ci sarebbe stato molto da fare, ma per me chi è stato zio Donodo? E allora mi sono reso conto di una cosa. In un certo senso lui, appena è nato, ha avuto il messaggio, quello che doveva fare. I nonni, forse non con grande fantasia, hanno chiamato i figli Odo, Orfeo, Onorina e Olindo, tutte O. E mi sono detto, ma strano, e cosa Odo, quest'uomo, deve ascoltare. E allora, riassumendo in un gioco di parole che vi farà sorridere, mi sono detto, per me e forse anche per altri, zio Donodo è stato questo, una persona che ha offerto occasioni per andare oltre. Uno dice, cosa vuol dire? Vuol dire questo, lui è una persona che ha dedicato del suo tempo, la sua disponibilità, la sua energia per ascoltare, per cercare di trasmettere agli altri la sua fede, la sua voglia di fare, il desiderio di in qualche maniera andare oltre i propri limiti, in tutti i sensi, nel lavoro, nelle conoscenze, nei rapporti con le altre persone. E prima Sua Eminenza ha raccontato un episodio della sua vita, per me è stata una cosa strana. Io al terzo anno dell'università, l'ultimo anno, mi sono dimenticato di mandare la domanda di rinvio del servizio militare, sto parlando del 1970. Mio padre si dispera, lo zio Donodo interviene, mi dà la discreta strapazzata perché dice cosa fai, ti sei scordato sta fare, e poi mi disse, beh, non c'è problema, adesso tu farai due cose contemporaneamente, guadagni tempo e io sta attento, ti seguo, cosa che ha fatto e mi è servita. Quindi, per dire, questa sua presenza nella vita delle persone credo che sia stato un aspetto molto rilevante. Questo è il primo ringraziamento. Il secondo ringraziamento, che mi prendo l'ardore e l'ardire addirittura di farlo a nome suo, sono convinto che lui vuole ringraziare tutti voi qui, tutti quelli, con tutti insieme e tutti singolarmente, uno per uno, sia le autorità ecclesiastiche, civili. Lui veramente ha potuto essere, tanto per fare ancora il gioco delle O, onorato e orgoglioso di fare parte di questa comunità, di essere presente a Cingoli, a Macerata, a Senigallia, nella diocesi, perché per lui questo era l'equivalente del suo nome, Odo, tant'è che il suo motto era Audit Servus Tuus, che vuol dire sono al servizio delle persone con cui ho a che fare. Allora in questo senso credo che lui veramente voglia ringraziarvi tutti, perché si è sentito apprezzato, si è sentito amato, si è sentito curato, e quindi con questo ringrazio l'Opera Pia, tutti quelli che sono stati intorno. Prima Sua Eccellenza ha ringraziato Deanna e Maria, che sono stati intorno a lui fino all'ultimo momento, all'ultimo giorno. Attenzione, la gente che dà del proprio tempo, che dà della propria energia, che dà la propria disponibilità per gli altri, è eccezionale. Questo è quello che ci serve ed è quello che il nostro zio, che è mio zio almeno, ci ha comunicato. Noi dobbiamo essere disponibili. Non è molto importante i titoli, le cariche, cosa si fa, è importante come si fanno le cose. Questo è quello che mi diceva ed è la verità. Tutti quelli che fanno le cose per bene fanno quello che il nostro zio ci ha insegnato. Per noi è stato un grande zio, spero che anche voi tutti lo possiate ricordare, come è stato detto da Sua Eccellenza Orlandoni, come un buon pastore, un grande pastore. Grazie. Un saluto cordiale a tutti voi, segnato ovviamente questa mattina da un velo tristezza per la circostanza che ci vede qui riuniti. Saluto il nostro caro Vescovo Franco, il nostro Vescovo Emerito Giuseppe e i Vescovi delle Marche che sono qui convenuti attraverso la presenza.
presenza di Sua Eminenza Edoardo, che significa che tra noi sottolinea il valore del Vescovo Odo che ci lascia. A titolo personale, a quella degli amministratori di questa città, di oggi e di ieri, i sindaci della diocesi, il sindaco di Cingoli, che ha voluto essere qui come rappresentante della città natale, voglio unitamente a voi esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa di Odo Fusipecci, vescovo di questa città per quasi 26 anni e rimasto vescovo emerito fino a domenica, quando ha lasciato questa vita terrena. Oggi Senigallia piange non solo un grande uomo di fede che scelse di dedicare il suo ministero episcopale a un'azione e presenza quotidiana, alla virtù della carità, alla virtù della speranza, ma anche un raffinato intellettuale, uno studioso attento sia sul piano teologico che storico-politico, sempre aperto al confronto, franco e rispettoso, studioso rigoroso sia sul piano della ricerca che sul tema a lui più caro, il rapporto tra scienza e fede. Protagonista della vita pubblica, seguì con particolare attenzione le vicende dell'ospedale cittadino e incentivò la partecipazione alla vita culturale e sociale della città tramite l'istituzione del Centro Cattolico di Cultura e di Promozione Sociale di Palazzo Mastai. Anche dopo la sua collocazione a riposo ha continuato a seguire le vicende cittadine, restando sempre un punto di riferimento e di grande ascolto. A noi tutti oggi Monsignor Odo Fusipecci lascia una testimonianza e un grande insegnamento, quello di continuare l'impegno nel rendere migliore la nostra società secondo lo spirito di giustizia, di carità e di solidarietà. Credo davvero che questa città, questa diocesi, questa terra marchigiana, tutte insieme, debba gratitudine profonda a nostro Monsignor Odo Fusipecci per il dono della vita che ha messo a disposizione nostra. Grazie, Odo Vescovo. Buona Pasqua. Solo un istante ancora, non vorrei togliere tempo per due concetti che reputo importanti. Oltre che essere stato direttore spirituale di tanti, padre spirituale profondissimo, riferimento della retta via delle virtù, bisogna ricordarlo, secondo me, come uomo di grande cultura. Ha scritto tante pubblicazioni e ha dato un contributo enorme alla beatificazione di Pio IX. In più, con tanta umiltà, ha detto: sarebbe bello che sulla mia tomba fosse scritto testimone di Cristo. Ecco, io avevo l'esigenza di comunicare semplicemente questo. Grazie Odo, perché con lui in un certo senso se ne va una parte della vita di tutti noi, però non è così, perché nella vita dello spirito c'è un arricchimento ulteriore e forse ci starà ancora, anzi certamente ancora più vicino nei consigli come nostra guida. Grazie padre Odo.
con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie ad Israele, le sue grandi. Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Vescovo Odo. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, o Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con Te e con il nostro fratello e vescovo Odo. Per Cristo nostro Signore. Pregheremo ancora per il nostro Vescovo Odo nella Santa Messa di Settima, che sarà lunedì prossimo, il 28 di marzo, lunedì dell'Angelo, alle ore 18, e poi nella Santa Messa di Trigesima, mercoledì 20 aprile, alle ore 18. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.